Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi si parla del bistrattatissimo gold dollar. Questo in particolare, io ce ne ho parecchi ragazzi, sono un matto perché gioco sempre con le pietre. Questo è il sesto che c'ho. Si legge l'amatest, cioè questo lo uso proprio per giocare, quando, perché sennò distruggo le lame buone e non ha senso. È uscito il discorso. Allora, gli stabilizzatori qui, come si può vedere, sono ribassati, vedete? Però non l'ho fatto né con una lima né appositamente, si è fatto dopo qualche affilatura, praticamente, perché sennò rimane tutto il tacco fuori dalla pietra, perché non te lo fa proprio entrare nella pietra lo stabilizzatore. Quindi a furia di fare i movimenti a 45 gradi si consuma. Il gold dollar, almeno io di 6 che ce n'ho, non ce n'è uno che mi sono riuscito a sbarbare alla prima filatura, perché hanno talmente tanti problemi che ci vogliono un paio di affilature da zero, dalla bisellatura alla finitura, affinché si stabilizzi. Io li affilo senza nastro, in maniera tale che tutti i problemi che c'ha, ad esempio sulla costa e via dicendo, si tolgono dopo un po', e alla fine viene un bisello abbastanza grande, insomma non è piccoletto, ma ho visto di peggio, è abbastanza uniforme e lineare, tutto sommato non è male. Test del capello non era un 5 pieno, era un capello un pochetto scoppiettante, non di quelli che salta lontano, non era un 5 pieno. Allora, mi vado a mettere un po' di prebarba, proraso bianca, lo trovo sempre molto gradevole, delicato, barbetta di... questa qui saranno 3 giorni pieni. Il baffetto l'ho potato leggermente sotto consiglio di un utente, visto che mi diceva: ma dove vai con ste frecce al vento, ste frecce tricolore? Però giusto le punte, non mi va, mi piace così al naturale, frega nulla. Ah, molto buono, molto profumato, bello. Questo a me piace tanto, proraso, prebarba, nuova formula. E rimanendo in tema di proraso, vado a pigliare proraso blu, un'altra di quelle creme che mi è sempre piaciuta, sia come profumazione che come meccanica. Io abbondo come sempre perché ce n'ho una marea di saponi da consumare, quindi il pennello ormai è diventato un classico. Oggi mi si chiedeva: ma che tasso, però non voglio spendere un capitale? Yaqui, io non so cos'altro consigliarvi, qualità prezzo imbattibile. Questo è il più costoso della serie Yaqui, perché ha il ciuffo in tasso High Mountain, quindi un po' più pregiato, un po' più... Tutti gli altri, quello con il manico mocca ed altri, che hanno invece il tasso Tube End, sono un po' più economici. Comunque, se aspettate verso il Black Friday, quella roba lì, spesso lo fanno anche su AliExpress, le offerte e via dicendo, li potete pagare molto meno. Ad esempio questo High Mountain, manico acqua, ciuffo a tasso High Mountain, costa normalmente intorno ai 44 euro. Con il Black Friday e quelle offerte lì, ad esempio io l'ho pagato 30 euro. La pecca vera e propria è che a volte AliExpress riesce a spedire anche dalla Spagna, a volte te lo devono mandare sin dalla Cina, e quindi c'è da aspettare, ragazzi, quello che c'è da aspettare. Tipo questo io l'avevo ordinato prima di Natale, qualche giorno prima di Natale, mi è arrivato una settimana e mezza fa.
Allora, Proraso blu, eccolo qua. Aggiungo un po' d'acqua in faccia, in viso, quindi non lo tolgo completamente il prebarba, me lo tengo tanto, e iniziamo a mettere il nostro bel sapone. Anche qui, di tutte le Proraso, questa, almeno quelle provate io, ovvero della serie Economy della Proraso, no? La rossa, la verde, la bianca, questa qui, la blu, è quella che mi è piaciuta di più, sia meccanicamente che come profumazione. È veramente buona. Il pennello ormai ve l'ho fatto vedere in tutti i modi, e risponde sempre molto bene. Chiaramente sono saponi che schiumano in un batter d'occhio, quindi di una facilità anche per chi inizia, quindi ci sta tutto, no? Iniziare col Proraso, anche perché c'è gente che continua ad usarli anche dopo tanti anni. Allora, volevo fare questo video sul Gold Dollar semplicemente perché ogni tanto esce un post di qualche new entry del gruppo, e sai, sul Gold Dollar le opinioni sono veramente agli antipodi fra i vari utenti. Chi proprio ti dice no, buttalo, non ti permettere di comprarlo, no? Chi come me ti dice sono 3 euro, sono 4 euro, 5 euro, si può provare, se sei bravino lo puoi usare per giocare principalmente, quindi non è che... Poi, quando ti esce una buona filatura di tanto in tanto, qualche sbarbata te la puoi fare pure. Però non è che lo consiglio come rasoio proprio per sbarbarsi, ragazzi. Ripeto, io ce l'ho lì, vi ho fatto vedere la scatolina, tanto di l'Amatest, proprio ce l'ho lì in mezzo alle pietre. Quando voglio giocare un po' davanti alla TV, piglio il Gold Dollar, mi metto lì, faccio due spazzolate, lo posso distruggere, non mi interessa, ok? È una molatura molto vuota, sta tagliando bene, pietra usata è una Nakayama morbida, con una leggera sospensione di Komanagura, ma praticamente solo in finitura, perché ripeto, proprio perché la uso come lama test, stava lì da una settimana che la spazzolavo, quindi ha visto la Binsui, ha visto il metodo Unicote sulla belga, il metodo Dilicote sulla belga, tutto in questi giorni, e non l'ho neanche provato in faccia, sono per giocare veramente. Stasera ho detto, boh, visto che era già bisellata, pre-rifinito, ho detto, boh, ci do due spazzolate su una pietra da finitura e lo proviamo, così lo vediamo insieme come taglia, non è né... Fate voi, giudicate voi. Però, ripeto, attenzione, proprio perché ha problemi di geometria, di tutti e sei, non mi ci sono mai sbarbato bene alla prima filatura, anche se parto dalla 3000 tutte le volte, perché comunque non viene una bella filatura,
per tutti i problemi che c'ha, lo devi rifare. Alla seconda volta che riparti dalla 3000, dopo inizia e dopo, insomma, si, come posso dire, si stabilizza un po', si consumano gli stabilizzatori, la costa si appiattisce, diventa, come posso dire, più stabile, il bisello si stabilizza, insomma, si stabilizza tutto il rasoio e dopo si riesce ad utilizzare, ad affilarlo. Chiaramente, come ho detto anche l'altro giorno, vi ricordo sempre che queste sono, sono cose, notizie che io vi do in base a, alla mia esperienza, alla mia barba. Cioè, se te c'hai un barbone duro come il filo spinato, può darsi che veramente alla prima passata, mezza faccia, ti strugge il filo. Non lo so, capito? Su di me una sbarbata te la fai tranquillamente. Cioè, barba di 3 giorni, non è che... Insomma, come tutte le cose, come dico sempre io, bisogna sempre stare nel mezzo, no? Con le conclusioni. E secondo me gli estremi a me non piacciono mai e non portano mai a nulla di buono. Quindi, secondo me, non è giusto né chi dice, no, vade retrum, perché costasse già 15 euro, 20 euro, dici, ma che sei pazzo, pigli un vintage. Però, secondo me, può essere anche un rasoio, non dico un rasoio scuola, attenzione, perché ripeto, se uno parte da zero è difficile riuscire a portarlo comunque al taglio, a meno che sei estremamente fortunato che te lo ritrovi perfetto, ma è difficile, perché ripeto, io ce ne ho 6 e tutti erano in... pessime condizioni iniziali, alcuni veramente, ragazzi, l'ho detto più volte, almeno questo è il 66, quindi lo standard è più economico ancora, ma quelli un po' più speciali, un po' più elaborati, quelli proprio, ragazzi, lì veramente sono storti completamente. Al massimo magari si può dare un altro colpo di coramella fra una passata e l'altra,
così. Quindi attenzione, con questo video non vi voglio incentivare a comprare il gold dollar, ci mancherebbe. Ripeto sempre, compratevi un vintage, non si discute né un rasoio di nuova produzione né il gold dollar, compratevi un vintage. Vi viene questo fa, si può affilare, ci si può anche sbarbare, diciamolo, no? Oh, ok. Nulla di due passate di pelo, normale, taglia bene. Ripeto, però non ci si arriva alla prima affilatura, no. Non ci si arriva, quindi non è normalissimo che poi chi lo prova la prima volta dice mamma mia, una schifezza. Resta una schifezza comunque, però almeno bisogna provarlo, cioè affilarlo più volte, almeno questa è la mia esperienza. Mamma mia, è qua. Proraso, mamma mia, la barba di Babbo Natale. Allora, togliamo tutto. Ok.
facciamo la prova del nonno. Acqua fredda e al lume. Pizzicore normalissimo, poco, eh? Lo togliamo subito dal lume. Ok. Quindi, per me resta utilizzabile con tutti i difetti che c'ha, quindi ripeto, sicuramente quando arriva è molto problematico, quindi c'è da un attimino avere la mano, usarlo per testare le pietre. Anche lì diciamo che non è la lama più attendibile, anzi la più sconsigliata, proprio perché non solo per i problemi di geometria, ma per come è fatto l'acciaio, se è acciaio non lo so, perché è troppo tenero, quindi si affila con più facilità rispetto a un vintage che ha un acciaio più duro, un acciaio veramente serio e via dicendo. Quindi non è super attendibile per testare le pietre. Ok, questi sono i difetti. Un altro difetto è che potrebbe perdere facilmente il filo durante la sbarbata. Magari fai una sbarbata e quella dopo già lo devi rinfrescare. Non lo so. Cos'è che lo consiglio allora? Dici, perché me lo fai vedere? Per giocare. Per giocare sulle pietre. Quindi te c'hai un vintage serio, dove impari veramente ad affilare, e poi c'hai qualche dubbio, invece che consumare il vintage magari, per dire, anche in bisellatura, ti vuoi rafforzare sulla bisellatura, te lo pigli sto maledetto col dollar, li togli il filo sull'angolo della pietra e lo ribiselli, li togli il filo e lo ribiselli. Farlo con altre lame, è chiaro che lo fai una volta, lo fai due, dopo lo consumi e lo butti. Buttare questo non interessa a nessuno, diciamo, no? Quello è il discorso. Allora, vediamo cosa gli accoppiamo a proraso blu. Rimaniamo sullo stesso colore. Acqua Verba Williams Expert Aftershave Fresh Control Frescor Tonificante, consigliato dal mio amico Giacomino, che va pazzo per l'acqua velva. L'abbiamo perso, è nel trip dell'acqua velva. Ragazzi, in questo mondo siamo degli scimmiati matti. Una volta sono le pietre, una volta sono le lame, una volta i pennelli, le ciotole, i saponi, le coramelle, poi gli aftershave vintage. Cioè, se andate a cercare tutti gli acquavelva, penso di 20 anni fa. Allora, ti dico, Giacomo, è buono, è fresco, c'è un leggero mentolato, ma di sottofondo, è molto fresco, col proraso blu si sposa molto bene, sono su quella stessa tonalità, perché la proraso blu è all'aloe, diciamo che ci siamo come tonalità, molto buono. È bellina anche la bottiglietta, costa una stupidaggine, è preso da Amazon, costa una stupidaggine, costa 5 euro, una roba del genere, però è un bottiglione che non finisce mai, e diciamo che va a finire nei classici come il Floyd, o che so, il Mennen, tutta quella serie di aftershave classici, tra virgolette, che
vuoi o non vuoi, nelle case degli italiani negli anni hanno girato. Facciamo un velocissimo recap, così vi lascio. Allora, pennello usato per la sesta volta. Yaqui, marca. Manico acqua. Ciuffo, tasso Aigmantan, la testa di serie della marca Yaqui. Come prezzo. Pennello di 44 euro, pagato 30, ve l'ho detto. Che io consiglio vivamente, ok? Poi abbiamo usato Prebarba Pro Raso Bianca. Vabbè, a questo punto ve lo faccio rivedere, lo trovo molto buono. Pro Raso Blu Crema di Sapone e il bistrattatissimo, insultato, bulleggiato, stalkerizzato Gold Dollar 66. Ragazzi, una barba ce la si fa, dai, ve l'ho detto, ve l'ho fatto vedere, più di questo, la scatolina è questa del Gold Dollar 66, vi ripeto, io ce l'ho buttato in mezzo alle pietre, l'ho pure scritto Lama Test, da non confondere magari con gli altri, che li uso anche loro come Lama Test, però ne consumo uno per volta, inutile. Vi ho fatto vedere tutto, new entry, acqua velva, sicuramente buono, consigliabile, fresco, l'estate ci avrà il suo gran perché insieme alla Pro Raso Verde, molto probabilmente faranno gran bella coppia insieme, proprio sicuramente, d'estate ci starà alla grande. Niente ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.